Buongiorno, grazie dell'invito, ringrazio gli organizzatori per questa opportunità, ringrazio voi che siete qui a quest'ora un po' calda. Io sono il relatore delle ore impossibili in genere, quindi oggi confermiamo. Col gran caldo, mi rendo conto che non sarà facile allora a quest'ora. Provo a dire rapidamente alcune questioni che richiamano un po' il titolo della mia esposizione, Archivi digitali, memoria e storia ai tempi del web. Volevo richiamare tre questioni. Io spero di riuscire nei tempi assegnati, mi hanno dato 20 minuti, farò del mio meglio per tenerli, casomai avvertitemi. Il tema può essere, diciamo, per certi versi rilevante naturalmente per il tema del nostro convegno, ma per alcuni aspetti anche un po' in apparenza marginale, cioè che cosa significhi trattare del rapporto tra archivi e web. Io credo che il nesso sia molto complesso, perché l'uso delle nuove tecnologie incide nelle forme di trasmissione della memoria e anche nella didattica della storia, e sono questi aspetti rilevanti nel processo in corso di una generale trasformazione della società contemporanea che influenza anche il nostro modo di concepire il passato. Cioè, al mio parere, attorno a Internet e in parte anche al suo interno, si sta svolgendo una discussione molto intensa sul modo di concepire il rapporto tra storia e memoria, la cui posta è la definizione delle identità politiche della società contemporanea. E mi pare che questo tema sia per questo centrale ai fini anche didattici nel rapporto tra insegnanti e studenti e nel modo di intendere la storia. Nella misura in cui entriamo in una società dell'informazione e si parla di un capitalismo della conoscenza, si aprono nuovi canali nel rapporto tra passato e presente che coinvolgono il nostro modo di intendere il mutamento storico. Tendiamo spesso a ritenere, in una concezione un po' riduttiva e materialistica del cambiamento, che la tecnologia sia il motore della trasformazione sociale e quindi quasi un motore della storia. Ma come segnalano alcuni studiosi, alcuni filosofi, io richiamo qui per esempio Pietro Rossi, la tecnologia è piuttosto un prodotto della storia e non solo un suo, diciamo, fattore esterno. Il sapere tecnico è frutto di scelte, concezioni, classificazioni che producono a loro volta processi di integrazione di saperi precedenti, ma anche processi di esclusione culturale, con ricadute sociali sempre molto rilevanti. Si pensi al significato che ebbe l'invenzione della stampa o l'adozione della polvere da sparo nel Cinquecento rispetto alla cultura orale o alla concezione della cavalleria precedente. Tra società e tecnologia si instaura sempre un processo dialettico in cui la tecnologia crea a sua volta comunità formate da chi beneficia dei nuovi strumenti tecnologici, e al loro interno si consolidano comportamenti e pratiche comunicative che possono determinare confini sociali prima inesistenti. Il cosiddetto digital divide è uno di questi, segna il discrimine tra chi nel mondo ha accesso alla rete, specialmente alle alte velocità, e chi no. Si parla, diciamo, all'incirca di poco più di 1 miliardo di utenti di Internet oggi come oggi, ma di circa 6 miliardi di persone che ne sono escluse. Oltre all'accesso diretto alla rete, la disponibilità di nuove tecnologie accelera il divario tra beneficiari e perdenti di questa rapidissima ondata modernizzatrice che stiamo vivendo all'incirca dagli anni 80, quando i primi personal computer sono apparsi. La rete, però, è ancora più nuova. Per chi non sia già esperto, va distinto tra Internet, cioè un protocollo per le comunicazioni tra computer,
la cui data di nascita si colloca tra 73 e 74, e il web, che ne è solo un'applicazione. Il web è stato creato nel 1990, come sappiamo, da Tim Berners-Lee, a capo di un'equipe del CERN, ed è un linguaggio che permette lo scambio interattivo di testi, immagini e suoni e consente una connessione quasi istantanea a qualsiasi nodo della rete. È una navigazione ipertestuale. Adesso salto il resto, ma in pratica perché questa distinzione importante tra internet e web? Perché web è la rete che noi vediamo, è l'interfaccia umana, diciamo, ma al di sotto di questo c'è una comunicazione permanente tra macchine che funziona senza che noi lo vediamo e che è più importante di quello che noi vediamo, perché è permanente. Mentre noi ci colleghiamo saltuariamente alla rete, la rete funziona sempre. La comunicazione tra computer permette anche un flusso di informazioni permanenti che cambiano il modo di intendere la società, la produzione, l'organizzazione produttiva e i tempi, i modi della comunicazione sociale. Per esempio, faccio un esempio ma banale, senza internet noi non avremmo oggi collegamenti economici con Londra, Parigi o altre città. Da Bari costa di meno andare a Londra che andare a Firenze, dove io tra l'altro risiedo, e che cambia la geografia fisica dei rapporti di una nazione, cambia il modo di essere dei rapporti, quindi, economici, dei rapporti commerciali e delle opportunità individuali. Quindi la globalizzazione in questo senso che nesso ha con la storia? La globalizzazione sollecita, a mio avviso, un ripensamento delle storie nazionali, su cui si è costruita la pratica storiografica e la stessa didattica della storia. Creando nuove comunità si riscrivono confini sociali e si marginalizzano precedenti forme di associazione politica e culturale proprie degli stati nazionali europei. Così il rapporto tra oblio e memoria si modifica, esso è leggibile come un'operazione di riscrittura dei confini sociali strettamente connessa alla globalizzazione. Questo processo ha un lato positivo, cioè l'apertura culturale internazionale, ma anche uno negativo, consistente nella perdita di senso del passato. Da un lato c'è un eccesso di notizie su episodi più o meno irrilevanti del passato, dall'altro si forma un senso comune del passato che è privo di un senso interno. Si danno storie piuttosto che storia. L'attribuzione di senso non è più data intrinsecamente dall'appartenenza ad una comunità politica o religiosa. E qualche ruolo in questa dispersione del senso gioca anche l'eccesso di informazione, perché il sovraccarico informativo è un rumore di fondo che è difficile eliminare, a meno che non si disponga di strumenti di filtro molto sofisticati. L'atto di classificare l'informazione è essenziale a governare la crescente complessità e noi a volte non percepiamo nemmeno gli effetti. Si produce una paradossale informazione analfabetizzante. La produzione di senso quindi viene sempre più demandata al fruitore dell'informazione, alla sua capacità individuale di selezionarla e filtrarla. Questo fenomeno si riflette nell'opportunità dell'ipertesto, che è la forma propria della comunicazione digitale. Adesso salto un po' per... Cioè, il passato quindi in questo senso tende a diventare un elemento di disturbo nella linearità dell'informazione digitale, che invece è sempre presente, presentista, fondata sulla logica binaria e sull'idea di un eterno presente. Ciò che viene percepito come eccesso e disturbo può essere perduto per sempre se non ci sono collettività a curarne la trasmissione e il senso. Memorie e oblio sono intrinsecamente connessi. Ricordare dà senso al tempo, ma al contempo produce oblio. La selezione del passato, questo tipo di processo che è sempre stata parte dell'attribuzione di senso, è inevitabile, caratterizza tutte le epoche, ma oggi dobbiamo dedicargli una rinnovata attenzione perché per la prima volta sta assumendo una scala mondiale e sta modificando i canali di selezione del passato, scavalcando i saperi specialistici, inclusi quelli religiosi tradizionali, deputati sin qui a questo fine, cioè alla costruzione del passato.
alla perdita di memoria delle culture che non riescono a entrare nella globalizzazione, si rischia di non trovare rimedio. E la ricerca storica da sola non può bastare ad assolvere questo compito. Non solo la memoria, ma la storia di una comunità sono degli strumenti per definire i soggetti collettivi che partecipano alla globalizzazione e il modo in cui bisogna stare dentro. Di identità e di radici comunitariste si è di rado parlato in passato nei termini normativi attuali. Anche per questo assistiamo oggi in tutto il pianeta ad una discussione incandescente sull'identità storica nazionale, non priva di strumentalità. Come suggerisce Karin Pallaver, una studiosa dell'Africa, assistiamo oggi ad una strumentalizzazione politica della storia e della memoria. Gli storici fanno parte della rappresentazione del passato anche in quanto cittadini. Dato che parliamo di storia presente, dobbiamo tener conto che la loro sfera emotiva è coinvolta come quella di chiunque altro. In pratica, cioè, gli storici fanno parte di questa lotta culturale in corso. Come Marc Bloch ha dimostrato, gli storici non sono immuni dalla politica, dal modo in cui essa permea le relazioni sociali, che sono al contempo rapporti di senso, di interesse e di potere. Adesso io non vorrei, quindi cioè, su una relazione mi sono preparato, ma è un po' troppo lunga, la salto a pie pari, per andare un po' verso le conclusioni. Cioè, la storia è, che cos'è la storia e che cos'è la memoria? La memoria è costruzione di una esperienza. Cioè, la memoria è il modo di elaborare un'esperienza. Questo lo diceva già Aristotele. Se uno si legge la Metafisica di Aristotele, trova questa forte definizione. La memoria distingue l'umano, ma le memorie di oggi, le memorie costruite in particolare attraverso la comunicazione sul web, sono memorie in gran parte artificiali, sono memorie prive di esperienza, sono memorie costruite su esperienze non vissute o attorno ad esperienze non vissute, sono in qualche modo memorie inventate. Questo è un problema perché scolla naturalmente la rielaborazione del passato. Ci sono anche memorie costruite su esperienze, non dico, ma dentro il web, attraverso la comunicazione informatica, attraverso le nuove forme di comunicazione che non sono solamente quella digitale, diciamo, ma passano spesso memorie, costruzioni di memorie, processi di costruzione di memoria che sono del tutto artificiali, cioè che non hanno più a che fare con esperienze dirette di gruppi sociali. La memoria della Seconda Guerra Mondiale è qualcosa di cui, come dire, si può avere ancora ricordo. È un'altra cosa quando si parla della memoria di esperienze non vissute e si vuole costruire attorno a questo delle identità politiche. Uno dei problemi, in questo senso, che rende a mio avviso difficile la costruzione di una memoria europea è quello appunto di essere una memoria che è nata o si definisce come progetto cosmopolitico, cioè progetto costruito sui diritti umani e sulla tragedia dell'Olocausto, che però non tutta l'Europa ha vissuto nelle stesse forme, nella stessa misura, e che spesso, come dire, quindi questo tipo di narrativa che si costruisce attorno a quella vicenda non collima, non corrisponde con le esperienze, le narrazioni delle storie nazionali. C'è un problema quindi che si è aperto, che è un problema non solo legato al web, ma è legato, diciamo, al modo in cui si è costruita la narrazione di un tentativo di costruzione di una politica della memoria europea, che oggi, a mio parere, dopo la crisi del 2007-2008, sta andando in tilt, cioè sta mostrando le sue corde, sta scontrando i limiti e che favorisce quindi la costruzione, la in opposizione di memorie molto più artificiose, anzi, di gruppi che vogliono contestare queste memorie cosmopolitiche, questa costruzione cosmopolitica, diciamo, nella narrazione europea, ma lo fanno non più in base ad esperienze vissute, ma in base ad esperienze del tutto inventate. E io, come dire, non ho bisogno di richiamare l'esistenza di memorie territoriali del tutto artificiali
che scorporano l'esperienza, la storia dei propri territori da quella nazionale e inventano delle radici mitiche più o meno lontane, che però scavalcano completamente la storia nazionale e quindi si scollegano completamente dalle esperienze vissute in concreto nelle generazioni precedenti. Quindi sì, abbiamo in corso una rottura nella narrazione, che non è solo una narrazione memoriale, ma poi incide anche sul modo di costruire il discorso storico, perché paradossalmente, come dire, la costruzione della memoria oggi ha un obiettivo principale, quello di essere presente nel presente, cioè di farsi sentire. L'oggetto e la forza del web è quello di colpire l'attenzione nell'immediato e di durare poco. Il web non dura, mentre poi dura in realtà in un'altra forma. Ciò che si mette sul web non si cancella mai, per altri aspetti, però apparentemente dura poco. È una comunicazione breve, rapida, che deve colpire l'attenzione. Si costruiscono memorie di breve durata che contestano anche a volte legittimamente costruzioni memoriali precedenti, ma non in base ad esperienza, lo fanno semplicemente in base a circuiti comunicativi autoreferenziali che hanno come unico obiettivo quello di colpire l'attenzione, di essere critiche, pseudocritiche, diciamo così. E questo è un problema, a mio avviso, un problema enorme per la storiografia e per il modo di fare intendere il nostro lavoro, anche perché marginalizza gli storici dal dibattito pubblico, in quanto gli storici, per loro natura, tendono a essere, come dire, contrari a costruzioni che colpiscono solamente l'immaginazione o lo scandalo, no? Che cos'è che colpisce? Cos'è che vende oggi? La storia, la scoperta che finalmente sappiamo la verità. Oggi finalmente ho scoperto il crimine nascosto dagli storici, che finalmente gli storici ci hanno sempre detto menzogne, finalmente io ho scoperto la verità. Guarda, se voi guardate il web è pieno di questo tipo di siti che rivendicano la scoperta di una verità finora ignota che chissà com'è, solo loro. Solo questi, diciamo, operatori del web sanno, e che invece gli storici, nella loro modestia, non hanno mai saputo, non hanno mai capito, anzi hanno sempre mentito. Meglio, perché se non c'è la menzogna, non si può criticare il passato. Allora, questo è un problema enorme. Adesso non posso entrare, però, rispetto a questo, certamente il ruolo degli archivi è fondamentale. Ed è importante anche il modo in cui gli archivi si presentano in rete. Adesso non posso entrare nel merito perché naturalmente ho tante, diciamo, tanti suggerimenti. Credo che è importante certamente un lavoro, diciamo, di trasformazione degli archivi in strumenti di costruzione di repertori digitali, di costruzione di anche presentazioni di alcuni documenti singoli, diciamo, in rete, costruzione di contesti, ma soprattutto ciò che è importante è reintermediare dentro la rete ciò che è la disintermediazione che la rete tende a fare, tende a proporre. E quindi, in questo senso, i saperi specialistici che si ripropongono in rete, però devono avere alcune avvertenze che non possono riproporre in rete le modalità di comunicative con cui noi siamo stati, diciamo, educati, che sono quelle tipografiche, diciamo così, gli antichi canoni della comunicazione scritta. Non funzionano più tanto bene in rete, c'è bisogno di strumenti un po' diversi, cioè di interloquire secondo me anche con questo, con la rete, cioè strumenti interattivi. In questo senso io, come dire, adesso non posso entrare, il progetto di cui si parla, diciamo, attorno a con cui ci misuriamo, ha, come dire, certamente il merito, no? Di portare alla luce carte, archivi storici a partire da un'esperienza pugliese. La mia raccomandazione, insomma, sarebbe quella di far interagire gli archivi e le fonti tra loro, cioè non portare singole esperienze in rete, ma portare reti in rete. Quindi fare in modo che l'esperienza, non so, della Fondazione di Vagno si affianchi, per esempio, nel nostro contesto pugliese, all'Istituto Gramsci,
all'Istituto della Resistenza, cioè che siano presenti insieme, che facciano massa critica, che facciano non solo questa diciamo, massa critica, ma che comunichino, siano strumenti di comunicazione con la rete, con il web, per reintermediare dentro la rete ciò che la rete tende a distruggere. Chiudo. E facciamo che questo è l'inizio, tutto quello che è stato va bene, ha gettato semi, ha permesso lavoro e tutto quanto, ma se noi non ci concepiamo come un cantiere sempre aperto, ci guardiamo l'ombelico, siamo molto soddisfatti del fatto che abbiamo messo una firma, uno stop a un lavoro e tutto quanto, che abbiamo pubblicato sul web e ci impigriamo culturalmente. E invece da quello che si sente qui va fatto esattamente il contrario. Allora, do la parola a Mauro Paolo Bruno, che dirige la sezione economia della cultura della Regione Puglia, che vi presenta molto brevemente ma densamente Puglia Digital Library. Grazie. Mi accomodo. Sì, no, sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, per il progetto che abbiamo nella memoria. Che ringrazio la Fondazione Di Vagno, come sapete è uno dei progetti della Fondazione Di Vagno che viene anche sostenuto finanziariamente da parte della Regione Puglia, è un progetto triennale, quindi anche con una visione diciamo di una prospettiva anche di sviluppo e di crescita che va ben oltre insomma l'aspetto meramente annuale delle cose e quindi con un'idea di poter programmare le attività in una visione diversa, insomma, quindi con uno sviluppo che si fa insieme per raggiungere determinati obiettivi dal punto di vista ovviamente culturale. Ora, velocemente, il sito Puglia Digital Library nasce a seguito di una ormai diventata vetusta raccomandazione della Commissione Europea del 2011, nella quale la Commissione Europea ci diceva che le risorse digitali rischiano di essere completamente dimenticate e perdute, atteso che da un lato ci può essere un aspetto di obsolescenza degli strumenti di conservazione, dall'altro è il fatto stesso che comunque l'evoluzione delle modalità attraverso cui questi oggetti vengono realizzati e poi diventano come dire, non più leggibili con altri strumenti. E quindi ci si è focalizzati in particolar modo proprio in questa raccomandazione della Commissione Europea sui cosiddetti materiali culturali. Bene, siamo nati un po' da questo, abbiamo anche guardato un po' in giro cosa succedeva nel mondo, abbiamo ovviamente tenuto conto del sito Europeana, che è il sito che ovviamente dal punto di vista dell'Unione Europea e da cui nasce quella raccomandazione, e sono presenti una serie di documenti. Abbiamo tenuto conto quindi anche dei progetti nazionali che sono stati nel frattempo inseriti, vedo il progetto SAN degli archivi, il progetto Internet culturale, il progetto Cultura Italia. Bene, abbiamo tenuto tutti dentro, abbiamo quindi valutato come poter meglio rispondere all'esigenza di poter, come si diceva prima, mettere in rete le risorse digitali perché altrimenti si crea molto rumore. E abbiamo costruito un sistema, quindi non è un sito, non è neanche un portale, è un sistema all'interno del quale noi troviamo delle risorse digitali e attraverso queste risorse digitali riusciamo a dialogare anche sia a livello nazionale che a livello internazionale, proprio su europeo. L'intento non era soltanto questo, ma era proprio per creare ulteriormente questi agganci
punto di vista della circolarità dell'informazione era quello poi di realizzare un sistema che mettesse a disposizione questi dati in modalità LOD, cioè linked open data. E quindi abbiamo ragionato anche in questi termini. Quindi la gestazione del sistema è stata abbastanza lunga perché ho dovuto tenere conto di tutti questi elementi, però alla fine ci siamo riusciti. La Puglia Digital Agro è anche presente su Cultura Italia, quindi la potete trovare. Per il momento abbiamo 116 oggetti facenti parte di quattro collezioni. Su Internet Culturale siamo già presenti comunque una serie di digitalizzazioni fatte anche dai sistemi bibliotecari pugliesi, e quindi siamo tutti correlati per questo. Il sistema abbiamo tentato di farlo nel modo più semplice possibile, cioè valutando non tanto un aspetto, diciamo, professionale. Dietro c'è tutta una macchina professionale, però abbiamo tentato di utilizzare dei sistemi di ricerca che fossero quanto più user friendly possibile, e quindi con un sistema di ricerca anche like Google, come si suol dire, no? Cioè con il sistema tipo Google. Questo è il portale, come vedete è molto indicizzato, che ho fatto la ricerca su Google, Puglia Digital Library, e quindi all'interno di questo sistema noi possiamo semplicemente fare una ricerca dalla barra di ricerca che vedete in alto, oppure fare, adesso non so come funziona il nostro computer, per andare giù, va bene, non so come. Comunque c'è la possibilità di vedere per argomenti, oppure scendendo ancora più in basso c'è la possibilità di visualizzare anche le collezioni. Se entriamo nel sistema noi vediamo una serie di sistema proprio. Ah, quello che è, perfetto, grazie. Il sistema in questo modo, non avendo digitato nulla, mi propone praticamente tutto ciò che sta all'interno del sistema, e come vedete qui, quindi i risultati sono 2673 risultati, sviluppati su 168 pagine. Sotto abbiamo anche la possibilità di indicizzare le risorse digitali su una mappa, quindi abbiamo la possibilità di geolocalizzare dove risiede quella risorsa. Ovviamente noi siamo partiti con l'intento di elaborare ed inserire all'interno di questo sistema risorse born digital, cioè tutto ciò che nasce già digitalmente, però poi ovviamente l'appetito che mangiando abbiamo cominciato invece a lavorare su anche materiali di archivio, quindi attraverso processi di digitalizzazione. La cosa in particolare è, come dicevo prima, questo sistema abbastanza semplice anche di affinamento delle ricerche attraverso l'uso delle cosiddette faccette. Quindi qui a destra noi possiamo vedere, possiamo selezionare per gli argomenti, possiamo selezionare per la tipologia di scheda, per l'autore, per il livello bibliografico. Per esempio questo ci propone in automatico, in base a tutti gli argomenti, ci propone in automatico quelli che hanno maggiori contenuti. Come vedete, quindi solo introduzioni, abbiamo 910 oggetti, letteratura 815 e così via. Scendendo in basso, ad esempio, abbiamo il discorso anche delle collezioni. Anche in questo caso abbiamo le varie collezioni. Come vedete, la collezione più importante da questo punto di vista è l'archivio Giuseppe La Terza e Figli, che è ancora in corso un processo di implementazione di questi dati, e quindi abbiamo la possibilità di selezionare per collezioni e vedere oggetto per oggetto, così sono presenti, che non sono così, e quindi si può sempre da questo punto di vista affinare la ricerca, perché posso andare qui nella ricerca e fare una ricerca tra i risultati. Il sistema è abbastanza facile di lettura, nel senso che ho una descrizione, seppur breve, in questo caso, in altri casi anche un po' più ricca, del singolo oggetto. Ho la possibilità di vedere il documento, di farne il download e di sfogliare, quindi di poterlo vedere. Questo, in questo caso non me lo fa, perché evidentemente c'è un problema legato non al sistema. Non mi fa vedere nulla, quindi non so per quale motivo. Come vedete c'è anche tutta una descrizione sintetica,
della scheda, quindi mi dice la misura analogica dell'oggetto, l'argomento, quindi scusate, in ritardo. Quindi abbiamo la possibilità di vederlo in maniera sfogliare direttamente l'oggetto. In questo caso abbiamo quindi la possibilità anche di lavorare con il, possiamo vedere in questo caso abbiamo una lettera che è stata inviata alla terza da parte della rivista di letteratura storica e filosofia. Quindi il sistema, come vedete qui nella scheda sintetica, sono tutte descrizioni linkabili a loro volta, il che significa avere la possibilità di fare ulteriormente le ricerche sulla base di quello che noi vogliamo vedere. Se volessimo vedere tutti i documenti presenti nella Digital Lab del decennio 1910, cliccando su questa voce mi tirerebbe fuori tutti i documenti e così via. Oppure, se voglio vedere tutto ciò che attiene come autore Benedetto Croce, è sufficiente digitare sul link Benedetto Croce e mi espone tutti i documenti di Benedetto Croce. Ora, una cosa importante che volevo dirvi è che con la Regione Puglia, la Fondazione Di Magno, da questo punto di vista, ha sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato proprio a permettere anche agli archivi della Fondazione Di Magno di poter utilizzare questo sistema assolutamente in autonomia, attraverso ovviamente una formazione che verrà fatta, e quindi la Fondazione Di Magno avrà la possibilità di caricare i documenti che verranno digitalizzati e creare le proprie collezioni o sottocollezioni. Stringo, grazie mille, vi invito ovviamente ad andare a visionare il sito e poter utilizzare le risorse che ci sono, che comunque vengono man mano implementate. Grazie. Grazie. Mi do la parola. Connessione internet assente. È una cosa meravigliosa. Fatta appena che... No, è ripartire. Ma io manterrò la promessa, cioè 3-4 minuti. Vediamo. E quindi, poiché penso che i siti web fatti modestamente ricchi, poveri, diciamo, sono anche un po' autoesplicativi, uno ci va e se non sono proprio fatti malissimo impara come usarli, come navigare. Invece ci tengo moltissimo a riprendere una cosa che ha detto il professor Spagnolo, perché gli anni scorsi sono stati anni di indebolimento delle reti. Più nei convegni si va a dire le reti, e più si sfasciano. Si sfasciano per tanti motivi, male gestione, minori risorse e quant'altro. La Fondazione Di Magno era in ben due reti, e cioè una rete nazionale che si chiamava Archivio del Novecento e una rete locale che si chiamava Memoria Democratica Pugliese, con i soggetti che lei ha citato. Allora, indipendentemente dal fatto che potremmo fare la storiografia di questo deperimento, è l'ora di guardare avanti, ricominciare a lavorare insieme. Perché come i singoli archivi, i 50 archivi che stanno alla Fondazione Di Magno da soli non servono quasi a niente, magari potrebbero stare in 50 posti diversi, e già il fatto che stanno insieme è la notizia, così da soli non bastano, perché soprattutto in un territorio che è così povero di aggregazioni e quant'altro, qui c'è un lavoro davanti enorme, quindi io raccolgo quello che ho detto, ma la invito anche a esserci, oltre ad avercelo detto. Quindi lei si vede che è incastrato da questo punto di vista. La seconda cosa è si fanno i passi lunghi quanto le gambe che si hanno, e le gambe si chiamano risorse, c'è poco da fare. Quindi anche qui, senza guardarsi indietro, quello che noi possiamo mettere online, questo sistema qui, un sistema che già, diciamo così, nel claim, nella frase che abbiamo messo, dice che noi siamo dei costruttori di ponti. Non siamo dei costruttori di fonti, siamo costruttori di ponti fra passato e futuro, che la nostra intermediazione sta nel avere un ruolo propositivo,
e soprattutto di andare a cercare le persone a cui vogliamo rivolgerci, perché questi strumenti di cui servono a questo. Questo è fatto, diciamo, modestamente, nel senso che è un front-end standard che noi abbiamo di contenuti. Bene. Abbiamo provato anche, ecco, a raccontare già qualche storia tratta dagli archivi nostri, e in particolare la foto che voi vedete è un manifestino di accesso, e cioè questa, che è la nostra foto, è un falso. Stamattina si parlava di falsi. Questo documento non esiste. Non esiste perché è l'insieme di due documenti che abbiamo messo proprio accanto. Abbiamo scoperto, avete trovato queste due singole foto lontanissime tra di loro, disperse e quant'altro, avendo scoperto che in realtà era la stessa visione di quel fotografo di quella piazza dove siamo stati ieri sera, che lui aveva pensato come un documento, avendo tutti e due. Queste storie nei nostri archivi ci sono le storie della pedagogia popolare, le storie della scrittura degli analfabeti, le storie della formazione etico-politica delle classi disagiate, povere, sfruttate, pugliesi. C'è tanto da fare, ma se non troviamo qualcuno a cui dirle, che ci ascolta con piacere, non serviamo a niente. Andare su questo sito, quello dell'indirizzo, e girare. Mi sentite? Sì? Ecco. Allora, l'invito era a recuperare i tempi. Il tema della tavola rotonda è politiche pubbliche di incremento e diffusione della conoscenza, l'esperienza pugliese. Avremo testimoni di diverse esperienze istituzionali a confronto. Introduce la tavola rotonda Mariella Guercio, presidente dell'Associazione Nazionale Archivisti Italiani e docente dell'Università di Roma, La Sapienza. Bene, grazie. Io per tagliare i tempi, veramente appena avuto due interviste, mi hanno fatto tre domande chiave e quindi ho già detto tutto quello che volevo dire in modo molto breve. Quindi se andate in intervista. No, io posso andare, voi dovete rimanere. No, adesso scherzi a parte. Cercherò di essere di sintetizzare le tante cose che volevo dire, perché secondo me il tema è molto impegnativo, bisognerebbe affrontarlo con tutta l'attenzione del caso. Sono 15 anni che ragioniamo e lavoriamo sul tema della diffusione della conoscenza dei patrimoni, sulla complessità, sul modo di rendere questi patrimoni fruibili agli utenti. Abbiamo, e dico, parto da un'autocritica perché così posso criticare meglio anche gli altri, noi come professionisti abbiamo per molti anni lavorato pensando di essere noi gli utenti di questi patrimoni. Abbiamo quindi lavorato sulle maiuscole, sulle minuscole, sulle virgole e così via, giustamente anche sulla qualità, ma non sempre ci siamo preoccupati di un pubblico che dovesse essere in grado di capire, di trovare ciò che cerco, ciò che non cerca, ma di trovare contenuti di qualità senza dover conoscere le regole complesse del nostro modo di descrivere patrimoni complessi. Quindi sicuramente alcuni ritardi, le ragioni dei ritardi sono tante, sicuramente i professionisti del settore, in particolare nel patrimonio archivistico, nel patrimonio documentario, che è uno dei patrimoni più complessi da rendere disponibili a un pubblico di utenti non specialista. Noi eravamo abituati ad avere nelle nostre sale di studio studiosi, storici, persone raffinate con una cultura del documento a disposizione. Oggi parliamo di un pubblico diverso e con quel pubblico diverso ci dobbiamo misurare, ma ci dobbiamo misurare veramente, seriamente. Dobbiamo fare i conti con la necessità di includere
in modo trasparente all'utente, senza che l'utente faccia fatica, la qualità del nostro lavoro di mediazione. E questo non è avvenuto, non avviene. Non avviene nella Digital Library per eccellenza, che è europeana, una Digital Library che ha avuto dalla Commissione europea decine di milioni di euro di investimento e che è, lo dico, l'ho detto in intervista, quindi la maggior ragione lo dico a voi, pessima, non si trova niente perché si trovano milioni di documenti che non c'entrano niente con quelli che stavamo cercando. Quindi, come dire, la Digital Library della Regione Puglia è in buona compagnia nell'essere inadeguata, posso dirlo? Io ho preparato il mio intervento, ovviamente andando a cercare di nuovo e andandomi a guardare la Digital Library della Regione. Allora, ho cercato in tanti modi, filtri, non filtri, senza filtri, pure senza... Alla fine ho detto, vabbè, proviamo a vedere se trovo qualcosa su Castel del Monte. Non ho trovato nulla, perché probabilmente non c'è nulla su Castel del Monte. Quello che invece mi è successo, che andando poi a guardare la mia email, ho trovato che booking.com mi ha scritto pochi minuti dopo chiedendomi se volevo andare a Castel del Monte. Allora, questo mi ha innanzitutto preoccupato moltissimo, ma non tanto per il problema della protezione dei dati, eccetera, eccetera, non è di questo che stiamo parlando, ma di un nodo che io avevo messo nei miei appunti, che non voglio qui adesso approfondire, insomma, in modo... Però noi lavoriamo moltissimo, investiamo risorse pubbliche per costruire questi sistemi di comunicazione avanzata, diciamo così, e in realtà finiamo per nutrire i grandi provider che Google, Booking.com, eBay e tanti ce ne sono, non tantissimi, che si nutrono di questo nostro lavoro a loro, per i loro vantaggi, che non hanno molto a che fare con i vantaggi che noi abbiamo in mente quando definiamo e dedichiamo queste risorse a questi progetti. E questo è uno dei nodi con cui ci dovremmo confrontare, il nodo della centralizzazione incontrollata delle risorse che noi mettiamo online, soprattutto sulle conseguenze di una disintermediazione che avviene attraverso questi motori di ricerca, senza che noi riusciamo in qualche modo a intercettare, neanche rispetto all'utente più acculturato che va in internet e cerca, vorrebbe trovare un'informazione di qualità. Ecco, io credo che questo accentramento, che risponde a delle esigenze precise dei grandi provider, dicevo appunto in precedenza in questa intervista che a Google interessa che noi non troviamo subito le cose di cui abbiamo bisogno, perché più cerchiamo e più i banner ci becchiamo pubblicità a non finire e più le nostre indagini forniscono informazioni. Noi lavoriamo per i nostri, no? Questo ormai l'abbiamo capito da non molto, ma l'abbiamo capito. L'altro fenomeno che è molto rischioso e che secondo me un po' nelle digital library, compresa europeana, quindi in questo di nuovo siamo tutti in compagnia l'un con l'altro dei nostri limiti di progettazione e di realizzazione, in queste digital library noi abbiamo il rischio della frammentazione, l'informazione da sola. Mi fa piacere che ci sia un appunto di croce che posso trovare se scrivo croce o se scrivo qualcos'altro, ma a me interessa anche, sicuramente, anche se non sono uno storico, ma sto inseguendo un'informazione che voglio approfondire, mi interessa avere i collegamenti, capire quella nota, ma quando è stata scritta, in quale contesto. Quindi la frammentazione, la polverizzazione dell'informazione, a cui ormai ci stiamo abituando tutti, è un rischio che, come quando trattiamo di patrimoni culturali complessi come i patrimoni documentari, dovremmo cercare di evitare di correre, o almeno dovremmo mettere riparo.
Naturalmente abbiamo dall'altro lato, come nel caso del lavoro fatto per la fondazione che ha fatto Leonardo Mucci, che hanno fatto i colleghi, è un lavoro di grande qualità dal punto di vista della professionalità, dei contesti, dei collegamenti. Sono sufficienti quei lavori? No, quel modo di gestire i patrimoni è necessario, è il primo gradino, ma non è l'ultimo e non è neanche il secondo. Cioè noi dobbiamo lavorare in modo diverso pensando al mondo digitale. Dobbiamo andare sui contenuti, sulla messa a disposizione dell'informazione ricca. Dobbiamo costruire massa critica da rendere disponibile online. Dobbiamo andare oltre, usare i nostri standard e andare oltre i nostri standard. Per esempio, se io uso un nome di luogo, il nome di luogo basta che scrivo semplicemente in modo corretto la città, la frazione, la località. Bisogna che utilizzo gli standard che usa il web per localizzare, no? Ma anche per definire. E dobbiamo, noi che abbiamo come paese un enorme patrimonio culturale, un enorme patrimonio informativo multisecolare, dobbiamo essere noi a fornire anche ai grandi motori di ricerca, ai grandi patrimoni, la qualità dell'informazione. A me è capitato recentemente, lavorando in uno di questi progetti, di scoprire che in nome di un grande archeologo, che professore di archeologia che ha operato all'Università La Sapienza, i dati, la biografia, le indicazioni erano fornite in modo sbagliato dal Getty Museum. Ma nessun altro in Italia era intervenuto sulla grande base di dati del Getty Museum per aggiornare, per riparare l'errore e per fornire informazioni di qualità. Quindi noi da un lato dobbiamo imparare linguaggi nuovi del web per fornire l'informazione ai motori di ricerca o alle grandi basi di dati che utilizzano questi sistemi. Quindi da questo punto di vista il percorso da fare, direi, è lungo, richiede un lavoro condiviso che non è stato fatto finora, un lavoro condiviso tra chi? Per la mia esperienza, sicuramente tra le discipline diverse che devono intervenire, quindi da un lato i settori di dominio, gli archivisti, i bibliotecari, almeno archivisti e bibliotecari. Per preparare una digital library di Sapienza che non ha fatto una buona fine, alla fine, insomma, abbiamo perso, perché abbiamo perso un anno e mezzo a litigare tra di noi, tra archivisti e bibliotecari, su come bisognava restituire questo patrimonio. Quando finalmente abbiamo trovato un accordo perfetto, il progetto aveva perso di interesse per i nostri sponsor, a partire dal top management dell'università. Quindi partire da una base comune. Secondo livello di condivisione è con la parte tecnologica. Allora, qui c'è una grande complessità con cui noi dobbiamo fare i conti. Questo vale sia per i patrimoni culturali, ma anche quando parliamo di archivi digitali, di come gestiamo le nostre memorie nelle amministrazioni. Noi spesso siamo vittime schiave di soluzioni tecnologiche inadeguate. Dovremmo essere noi a guidare la tecnologia, sempre, dare noi i livelli di qualità della tecnologia che vogliamo. Allora, questo richiede pazienza, richiede un lavoro comune, richiede umiltà da parte di tutti e disponibilità. Anche questo implica un investimento economico da parte dell'azienda, che invece ha bisogno di portare subito a casa la chiusura del progetto. Quindi questo è una in più, visto che siamo a Bari, l'Università di Bari, insomma, una sede prestigiosa dal punto di vista dell'informatica. Io ho lavorato a lungo con il Dipartimento di Ingegneria Informatica e il Dipartimento di Informatica della Sapienza. Quello che ho potuto constatare in negativo è che i dipartimenti di ricerca in questi settori sono del tutto disattenti agli aspetti applicativi.
veleggiano alto, guardano ai grandi progetti, ma poi l'aspetto di realizzazione di qualità che richiede ricerca, ricerca applicata. Se non le troviamo nelle imprese la ricerca applicata, l'attenzione per la ricerca applicata, e non la troviamo nei nostri partner di ricerca tecnologica universitari, dove li dobbiamo trovare? Non è che l'archivista, il bibliotecario, l'archeologo possa improvvisarsi informatico, potrà farlo fino a un certo punto, potrà sapere cosa chiedere, ma sicuramente non potrà affrontare a livello giusto di innovazione, dinamicità e qualità o trovare la soluzione alle proprie domande, che sono domande raffinate, impegnative, tutt'altro che banali, che richiedono dall'altra parte una attenzione, un ascolto che finora, diciamo, raramente abbiamo avuto. Io mi fermerei qui per ora e, insomma, mi sembra di aver posto un po', ne avevo scritte molte altre di questioni, ma ovviamente. Io sono curioso di vedere come si difenderanno gli interlocutori dalle reprimende che abbiamo ascoltato dal dottoressa De Lancio, che ha, riassumo, puntato l'attenzione su due aspetti importanti, e cioè dello stato dell'arte. Insomma. Da una parte il giudizio pessimo sulla situazione del panorama degli archivi militari in Italia, e poi il fenomeno molto rischioso della frammentazione, della polverizzazione dei dati. E su questo io volevo così, insomma, richiamare anche l'attenzione di chi interverrà dopo sulla leggerezza della metamorfosi culturale con cui si è affrontata la metamorfosi culturale. Cioè, noi abbiamo affrontato in maniera acritica vent'anni fa il tema, anzi entusiasmandoci al tema della smaterializzazione, l'immateriale. Su questo si sono affrontate revisioni filosofiche, epistemologiche importanti, sono fatte delle mostre, ricordo quella di Lyotard a Parigi sull'immaterio, e si pensava, ricordo un intellettuale che è scomparso dalla scena internazionale, che era Nicolas Negroponte, che provocatoriamente diceva dobbiamo renderci conto che abbiamo finora vissuto in un inganno, noi non siamo fatti di atomi, siamo fatti di bit, no? Salvo poi scoprire che anche l'immateriale aveva una sua materialità, forse impercettibile con i metri di valutazione che siamo grossolani, che siamo abituati, ma gli esperimenti fatti a San Diego dimostravano proprio in quegli anni 90 che una memoria vuota pesava X, una memoria riempita di dati, per quanto immateriali, pesava X più qualcosa, no? E allora questo immateriale ci pone un problema, e cioè come lo maneggiamo, no? Questo immateriale che dovrebbe essere per noi il documento da conservare, da studiare e da mettere a disposizione degli studiosi è cambiato. Intanto con l'archivio digitale noi ci troviamo di fronte a in realtà due documenti diversi che hanno origini diverse e anche performance, come dicono gli studiosi alla pagina, differenti. Cioè abbiamo il dato digitalizzato, il documento digitalizzato, e spesso è stato digitalizzato senza preoccuparsi di una condivisione, per cui abbiamo tante forme di digitalizzazione, tanti format, tanti apparecchi per leggere queste, e molti di questi sono diventati obsoleti, per cui si pone il problema della ridigitalizzazione o della trasformazione di questi dati. Poi abbiamo i dati che potremmo definire digitali nativi, cioè che nascono già digitali. È vero che in Italia
la arretratezza della pubblica amministrazione e della digitalizzazione ha portato al paradosso che ogni ufficio pubblico per anni, e credo che continuino a farlo in molti, producono contemporaneamente il documento digitale e il documento cartaceo, no? Perché se non c'è il cartaceo... Come i giornali, come i quotidiani. Come i quotidiani. I quotidiani sono destinati prima o poi a scomparire, a lasciare definitivamente il campo, perché c'è il problema della paternità. Invito intanto la dottoressa Margozzi a venire qui al tavolo insieme a noi, parteciperà anche lei alla... E allora, di fronte a questi temi, che sono appunto temi che ai quali ho voluto accennare soltanto per riportarci ad una responsabilità intellettuale, ad una responsabilità culturale, no? E non è soltanto il nostro compito, il vostro soprattutto, compito di procedura, un compito di amministrazione, un compito di scelte tra questo e quello, ma è di consapevolezza sulle responsabilità culturali che questo comporta, allontanando anche il fantasma della perdita del documento, no? Che pure è stato agitato quando cominciava velocemente a prendere piede la cultura della digitalizzazione. Certo, dobbiamo avere una riserva critica, io credo, di fronte alla facilità, all'automatismo con il quale si decide di delegare la forma e la cultura della digitalizzazione ad enti che sono fuori dal controllo democratico. Non si può affermare con ingenuità che un sito è organizzato sul modello di Google. Noi non possiamo pensare che il sistema universitario finisca per accreditare i propri livelli di deposito della bibliografia, per esempio, a strumenti come Google Scholar, e che è quello che sta avvenendo nelle università. Allora, io ho aggiunto qualche elemento critico e qualche pensiero nuvoloso a quelli che erano stati così proposti dalla dottoressa Guercio, e allora passo intanto la parola innanzitutto a Nicola Barbuti, che è il coordinatore del polo Apulian di Cult Hair dell'Università degli Studi di Bari. Siamo prossimi alla glaciazione, vero? Sì, siamo prossimi alla glaciazione. Che io neanche grazie. Mentre ci diciamo buonasera a tutti. Dottoressa Nardella, per metà morta già. Mi piacerebbe molto rispondere alle sollecitazioni che sono giunte, soprattutto riguardo a Google Scholar all'università, ma anche a tante altre cose. In buona sostanza non è possibile difendere l'indifendibile, tanto per iniziare. Quindi, quello che ha detto Mariella è il presupposto da cui parte la mia riflessione di oggi, che è una riflessione che si basa su elementi sui quali si fa una ricognizione ormai da 3 anni e che hanno a che fare con il titolo provocatorio, la ricerca del patrimonio culturale digitale, le sfide della rete di comunità. Perché la ricerca del patrimonio culturale digitale? Perché già dal 2014, in risposta a quanto le diceva l'Unione Europea, ha emesso un documento con una serie di considerazioni, e tra queste sul patrimonio culturale, tra queste considerazioni definisce il patrimonio culturale come risorse ereditate dal passato in tutte le forme e gli aspetti, e risolve il problema del digitale, materiale e immateriale, dicendo che queste forme e aspetti sono tangibile, intangibile e digitale, born digital e digitalizzato. E questo viene ribadito nella
decisione di nomina dell'albo europeo del patrimonio culturale del 17 maggio 2017. Ho sbagliato, scritto 2018 nella slide, ma è il 2017. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare è: queste risorse digitali ereditate dal passato le abbiamo? Personalmente ritengo che i nativi digitali non abbiano alcuna cultura digitale, né tantomeno l'hanno molti adulti digitali, anzi gran parte degli adulti digitali non hanno cultura digitale. Perché? Perché usano il digitale ma non lo utilizzano, ne ignorano completamente i processi e le metodologie di co-creazione. Per cui siamo nella condizione per la quale oggi siamo paragonabili all'Homo Erectus. Conosceva il fuoco, sapeva come usarlo in alcune funzioni basilari, ma non sapeva assolutamente come utilizzarlo, non conosceva i principi della combustione, quindi non poteva conoscere assolutamente le sue molteplici potenzialità di uso, e questo per decine di migliaia di anni, non per poco, per un lasso di tempo abbastanza lungo. Quindi questo già dovrebbe preoccuparci rispetto al digitale, nonostante tutte le accelerazioni che cerchiamo di dare. Quali sono le risorse digitali ereditate dal passato? Francamente, sono 16 anni che cerco di capire da quando ho iniziato a studiarle e ho difficoltà di individuarle e identificarle nel magma digitale in forma indistinto in cui oggi fluttuiamo. E ci fluttuiamo senza riuscire né a gestirlo né a conoscere le miriadi di monadi digitali, perché questa è la condizione in cui versiamo, milioni, se non di più, di monadi digitali che lo popolano. Monadi perché sono assolutamente non interoperabili tra loro, non c'è nessuna interoperabilità, nessuna possibilità di dialogo tra una entità digitale e un'altra. Il nostro parere, in mancanza di una chiara categorizzazione che consente di identificare queste entità culturali digitali, semplicemente allo stato della realtà attuale non esistono. A questo punto ci si deve porre la prima domanda: ma allora quanto affermato nella Convenzione di Faro nel lontano 2006 dovrebbe essere oggi radicalmente cambiato rispetto all'evoluzione che si è avuta? E cioè che al punto D si dice, innanzitutto si dice come premessa che le parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo, io tradurrei più con l'uso, delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso all'eredità culturale e ai benefici che ne derivano. Non mi piace l'espressione digitale in italiano, però la accettiamo. E al punto D dice però qualifica in che senso bisogna utilizzare il digitale, cioè riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi all'eredità culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione dell'eredità culturale attuale. Quindi il digitale è un pericolosissimo mostro che può distruggere l'analogico. A questo punto, dal 2015-2016, con la scuola Rete di Culture di cui l'università fa parte, abbiamo iniziato una riflessione, e cioè un percorso per cercare di identificare questo digital cultural heritage. Cos'è? Dov'è? Per arrivare a individuarlo e a definirlo in quanto entità culturale di questo ego contemporaneo che è il digitale, così tutti lo chiamano, perché dovremmo sottrarci a questa definizione. E vengono una serie di domande. Tra quelle che si profilano sono: quali entità digitali possiamo definire risorse culturali, quante sono tra quelle prodotte dalla metodo digitale fino ad oggi, e parliamo sempre di ciò che è rimasto, ben poco. Quante ne sono rimaste tra quelle prodotte in passato? Poco. Bella domanda. Come riconosciamo, in quali aspetti consideriamo? I processi, i risultati, entrambi? E le entità culturali devono aver cessato le loro funzioni o possono ancora essere funzionali? E soprattutto, da quanto tempo devono esistere perché noi li consideriamo patrimoni culturali, considerato che il fattore tempo è un elemento a volte determinante per la definizione di un bene culturale? Nel 2016-2017, insieme a Michele Rack, che è uno dei 13 saggi della Commissione europea che si occupa di definire ciò che in Europa può ottenere il marchio di European Heritage Label, abbiamo scritto un manifesto che abbiamo chiamato provocatoriamente Ventotene Digitale, e che è stato presentato a Ventotene il 9 maggio 2017 in occasione della festa dell'Unione Europea organizzata dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni del Mezzogiorno. Questo manifesto, che non ho riportato per questioni di brevità e di tempo, è articolato in 10 punti e si propone di fornire un contributo più che altro all'identificazione della cultura digitale, quale memoria, e alla sua organizzazione come fonte di conoscenza necessaria per i cittadini europei del presente. Al link segnato è possibile leggerlo. A questo
forse un po' ambiziosamente, a proporre una prima categorizzazione di risorse digitali e culturali. Una prima definizione del Forum Digital Heritage potrebbe essere ciò che identifica processi, metodi e tecniche digitali finalizzate alla co-creazione di entità native digitali che registrano nei contenuti l'attività corrente delle comunità contemporanee da salvaguardare, conservare e trasferire quale potenziale memoria storica per le generazioni future. La seconda ipotesi è il Digital Forecast Heritage, che sono i processi, metodi e tecniche digitali finalizzati invece alla co-creazione di entità culturali digitali che riproducono nei contenuti entità culturali analogiche, materiali, intangibili e immateriali, e questa è una distinzione nostra, ovvero sia digital libraries, musei virtuali, database, demoetro antropologici, tutto ciò che appunto comporta nei contenuti iconografici una rappresentazione del reale culturale. E poi abbiamo il Digital Sculptural Heritage, che è praticamente la individuazione di quanto prodotto nella digitalizzazione come patrimonio culturale, cioè approcci culturali, processi, metodi e tecniche finalizzati a riconoscere il digitale e la digitalizzazione o dematerializzazione, abbiamo di more digital perché sono due processi abbastanza diversi tra loro, quale faccia sculturale contemporanea, innanzitutto da conoscere, poi da salvaguardare, conservare e trasferire nello spazio e nel tempo, valorizzandola in quanto testimonianza e memoria storica del digital tempo contemporaneo. Per cui a questo punto ci siamo proprio sfrenati nel tentativo di definire una memoria culturale digitale, in che cosa può consistere, e si è azzardata questa proposta, cioè il complesso di entità e fenomeni digitali trasferibili, replicabili e riusabili nello spazio e nel tempo, che siano testimonianza, manifestazione ed espressione dei processi digitali che identificano e connotano ciascuna comunità, contesto socioculturale, ecosistema semplice o complesso, assumendo la funzione di memoria in quanto fonte di conoscenza della storia evolutiva per le generazioni future. La sfida qual è per la rete? Sono i giovani. Non vediamo altra alternativa. La nostra azione è sui giovani, perché è lì che va costruita la memoria. In che modo? Loro sono i protagonisti di questo rinnovamento culturale e sono responsabili in qualche modo per le generazioni future, ma non conoscono il digitale, non hanno cultura digitale. Per cui sono state intraprese una serie di iniziative indirizzate al sistema scolastico nazionale con l'obiettivo di rispondere alla sfida di primo livello nell'evoluzione dell'era digitale contemporanea, cioè definire percorsi per creare un sistema di conoscenze e competenze consapevoli, ed è scelta questa definizione, consapevoli della loro cultura digitale, che siano abilitate alla co-creazione, gestione, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del nuovo digital culture. Quali sono le sfide che abbiamo messo in campo sotto questa macro-sfida per cercare comunque di agire in prospettiva futura? La settimana delle culture digitali di Antonio Umberti, che è un'iniziativa nazionale in cui questi giorni sarà lanciata la quarta edizione, con una settimana in cui si affrontano temi caldi connessi al digital cultural heritage attraverso una serie di progetti che vengono valorizzati, cioè il concorso che abbiamo definito coeditivo, perché in realtà è una forma di cooperazione, perché di competizione tra le scuole italiane, crowd training, una consultazione pubblica che stiamo facendo partire per cercare di far emergere le domande che dovrebbero portare a una definizione di digital cultural heritage, un'altra iniziativa che si chiama Hub Cultura 2018, un'iniziativa che di confronto dialettico che sono gli albi di Carter e Expo Ars Cultura, in cui si trattano alcuni temi, tra i quali Open Data per il Cultural Heritage, educazione alla funzione e all'uso dei dati digitali, e qui c'è una cosa molto interessante che si riaggancia a quanto diceva Mariella Guercio prima. Abbiamo avuto un confronto con un'organa che ha confessato candidamente che sì, i loro dati non li usa nessuno, perché sono inutilizzati, e quindi hanno chiesto supporto per iniziare a rivedere i processi e cercare di attivare percorsi che in qualche modo consentano di utilizzarli organizzando e strutturando qualcosa. Creazione del loro patrimonio digitale e quant'altro. Non mi soffermerò oltre sulle sfide singole che avevo riportato nelle slide, perché possono essere trovate tutte quante in rete sul link della scuola delle ricante, però mi sembra particolarmente importante quella della consultazione.
perché da questa dipende molto. Una consultazione che tra l'altro scientemente abbiamo realizzato proponendo le nostre suggestioni a studenti universitari, studenti dei corsi ITS, studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sia internamente all'università che al di fuori dell'università. Per la consultazione deve definire anche gli strumenti di identificazione, validazione e certificazione delle entità culturali digitali, che è quello che diceva Valeria prima. Come facciamo a capire come costruire memoria, come portare avanti l'istanza stessa, l'essenza stessa, che non è solo dell'archivistica ma delle società, cioè la conoscenza di sé nel futuro. Visto che la volatilità dei dati e la facilità di obsolescenza e l'uso di tecnologie proprietarie mira esattamente al contrario, cioè mira a distruggere quanto prima i dati, e non è assolutamente vero quello che è stato detto prima, che poi i dati rimangono sempre sul web. Magari fosse così, sarebbe bello. Quelli che vuoi cancellare li trovi sempre. Quelli che vuoi cancellare quelli che ti servono, ma questo è un po' come la legge di Murphy, cioè quelli che ti servono li trovi più, che significa che comunque tu puoi fare una brutta fine, cioè nel senso che qualcuno li prende e semplicemente li brucia, magari su qualche server sparuto nel mondo restano allocati, però di fatto sono irrecuperabili, e ciò che è irrecuperabile finisce per morire inevitabilmente. Questo vale anche per il documento cartaceo. Molti documenti sono stati distrutti per l'obsolescenza, ed è esattamente ciò che accade al digitale, in termini molto più rapidi e molto più veloci, purtroppo. Quindi non mi soffermerò oltre, dico soltanto che forse conviene ripartire con la riflessione dalla necessità di ridefinire come dobbiamo costruire una cultura digitale. Quella manca. Manca una cultura digitale che ci faccia comprendere l'importanza dei processi, prima ancora che delle finalizzazioni di questi processi, che devono in qualche modo essere espressione e testimonianza. In questo modo, probabilmente, daremo sostenibilità e finalmente accadrà veramente quello che diceva Carlo, cioè i dati resteranno da qualche parte sempre, ma non come un'entità oscura e astratta, ma come qualche cosa di recuperabile che un domani qualcuno potrebbe consultare per capire chi siamo. Grazie. Riassumo l'intervento di Barbuti nella dicotomia uso-utilizzo. Una volta si sarebbe detto il processo di alienazione nell'approccio con i sistemi produttivi, no? Il che ripropone un discorso critico rispetto alla materia, ma anche un ripensamento, come diceva Mariella Guercio proprio all'inizio del suo intervento, un ripensamento sul destinatario, no? Certo. Abbiamo finora, se ho capito bene, pensato di essere noi, cioè loro, archivisti, i destinatari del lavoro. Oggi invece ci accorgiamo che i destinatari sono altri e noi dobbiamo modificare il nostro lavoro, perché dobbiamo pensare in linguaggi diversi, perché il destinatario, non possiamo pretendere che il destinatario abbia il nostro stesso linguaggio, la nostra medesima metodologia e forse nemmeno le nostre aspettative. L'intervento di Barbuti dunque pone l'esigenza di alfabetizzare, di formare all'uso del al digitale, e puntando sulle nuove generazioni, anche per un fatto produttivo, diciamo che se puntiamo su vecchi come me, insomma, diciamo, è tutto perduto. L'uso e l'utilizzo non è soltanto quello individuale, è anche quello degli intermediatori, di quei soggetti privati o esterni alle istituzioni che di fatto in qualche maniera comunque gestiscono, in maniera subdola, in maniera
evidente, comunque gestiscono il traffico, parte del traffico dei dati, e quindi hanno le mani sugli archivi. Questo è un problema che si pone per una istituzione, come per esempio il polo museale, i poli museali regionali, oppure il polo della Puglia, cioè la consapevolezza che i propri archivi, le proprie informazioni, come è accaduto l'episodio raccontato da Mariella Quercia, possono essere utilizzati molto prima che da uno studioso, da TripAdvisor che ti chiede: ma tu che hai fatto la ricerca sul Dietro del Monte, non è che vuoi sapere qual è il miglior ristorante del Torri, ci mando io, eccetera. E allora vi siete posti questo problema, vi interrogate su questo uso utilizzo dei dati? Passo la parola a Maristella Margozzi, che è la direttrice del polo museale. Grazie, buonasera. Intanto il polo museale della Puglia è un istituto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, e i poli museali sono in tutte le 17 regioni istituto ordinario italiano. Questo per dire che a seguito, no, di varie riforme, di vari decreti, si è stabilito, il Ministero ha stabilito, no, di dividere un po', questo lo dico perché non è solamente una divisione di ruoli, è anche una divisione di memorie, e questo, cioè quello che io posso, il mio contributo in questo tavolo parlando di archivi, è proprio, può essere solo quello di capire in che modo i musei ovviamente pugliesi possono affrontare questa, diciamo, questa sfida, e cercare di darsi degli obiettivi che siano quelli di costruire la memoria del futuro. Perché dico la memoria del futuro? Perché la Puglia ha il polo museale della Puglia ha una serie di siti archeologici, di castelli, pochissimi musei, che ovviamente nella gran parte dei casi preferiscono proprio i siti archeologici, che sono Ignazia, sono Gioia del Colle per Monte Sarnasce, sono Canne della Battaglia, e sono Manfredonia, per esempio, Siponto. E oppure hanno dei castelli, i castelli federiciani, Castel del Monte, appunto, il castello di Manfredonia, il castello di Bari, il castello di Trani, il castello di Copertino. Cioè, che cosa in pratica? Contenitori che non sono musei, ovviamente a volte vengono definiti musei, non lo sono, perché il museo ha appunto una storia da raccontare. E molto spesso questi contenitori possono raccontare sulla loro, ma già sarebbe molto importante poter creare una memoria archivistica su quello che è stato, no, ogni singolo castello nel tempo. Ritornando a Castel del Monte, mi veniva in mente, mentre la dottoressa De Guercio parlava, una banalità che è quella che ci dà un po' l'idea di come i dati, no, non sono stati, quindi cioè siamo ancora molto indietro su un intreccio, un'intersecazione di dati, perché qualcuno mi diceva, uno studioso mi diceva tempo fa, che nella Reggia di Caserta, nell'archivio della Reggia di Caserta, che è un archivio che risale esattamente al periodo della costruzione della Reggia di Caserta, quindi parliamo del metà Settecento, archivio fatto da Luigi e Carlo Vanvitelli, archivio che raccoglie in modo minuzioso qualsiasi elemento della costruzione della Reggia, perfino il numero di chiodi che sono stati utilizzati, tutti i nomi degli operai, degli schiavi che hanno lavorato, quindi un archivio importantissimo, che penso sia solo in piccola parte digitalizzato, in realtà non lo so, però questo studioso mi diceva che in quell'archivio c'è un documento che dice che a un certo punto gli ispettori di Carlo di
non ricordo, a Vitelli, e andarono a Castel del Monte a prelevare degli elementi architettonici. Ora ovviamente sarà quasi impossibile rintracciare questi elementi architettonici, spero che si possa rintracciare il documento, insomma, perché magari, cioè Castel del Monte, che è quel monumento spettacolare che tutti sappiamo, rimane spettacolare nonostante sia stato vandalizzato e spogliato nei secoli in maniera veramente barbara. E però mantiene ancora intatto, no, questo meno male, dico io, però insomma rintracciare documenti si può in Italia, no, nel regno delle due Sicilie, gli ispettori che da Caserta vengono mandati dove? Proprio a Castel del Monte, perché evidentemente c'era qualcosa di prezioso. Beh, insomma, sono rimasta con una curiosità rispetto a questa cosa, e però questo sta un po' a significare quanto ancora questi contenitori hanno bisogno di essere raccontati, cioè hanno bisogno che vengano il più possibile rintracciati documenti d'archivio e possano raccontarne la storia. Questo intanto perché sono contenitori, poi possiamo anche dire perché dico questo, perché rispetto a un museo tradizionale, rispetto anche ai musei che si trovano in altri poli museali, pensiamo alla Toscana, all'Emilia Romagna, per esempio al Veneto, che sono, cioè, musei costituiti già come musei da moltissimo tempo e che hanno ovviamente già attivato tutta una serie di elaborazioni digitali dei beni, che non vuol dire solo opere d'arte, ma vuol dire anche documenti. Ora, il problema è sempre un po' quello di avere dei progetti precisi e non di fare raccolte di dati. Sempre la dottoressa Guercio parlava prima di Europeana, c'è, cioè, un progetto che ha coinvolto un po' tutti i musei d'Italia e che ci ha praticamente spogliato, devo dire, delle immagini. Ora, dal tempo di Beniamin, no? 1934, la riproducibilità dell'opera d'arte si dà per scontata, no? Con tutte le sue valenze. Chiaramente questa fuoriuscita in massa, no? Dei nostri beni, delle immagini dei nostri beni, ha prodotto delle banche dati che sono sovranazionali e che gestiscono questi beni ai fini poi commerciali. Noi non siamo stati capaci, secondo me, spero che lo saremo nel futuro, di gestirceli in proprio. Cioè, addirittura la banca dati dell'Istituto Centrale della Documentazione, il catalogo che è del Ministero dei Beni Culturali, in cui sono confluiti tutti i dati di tutti i beni catalogati italiani, quindi parliamo di milioni e milioni di dati, addirittura ha dei codici talmente astrusi, che sono chiaramente quelli esclusivamente degli operatori che operano rispetto alla quantificazione, no, e alla tipologia e alla codificazione tipologica dei materiali. Però da queste banche dati così complesse non uscirà fuori niente, io dico, perché quello che sarebbe importante, necessario, mi associo a quello che il dottor Barbuti diceva, è la creazione delle motivazioni alla base, cioè nei territori, formare su progetti che servono immediatamente ad implementare la conoscenza dei territori, la conoscenza dei giovani sui beni culturali. Allora, ritornando alla Puglia, dicevo, questi monumenti non ce l'hanno una stratificazione, un archivio storico, perché gli archivi storici di questi monumenti sono quelli che ancora oggi ci contendiamo con le sovrintendenze, con la Duchevole, ma nel momento in cui abbiamo, diciamo, dei compiti separati, loro conservano gli archivi, per esempio, dei restauri, che sono importantissimi perché sono la storia del monumento nei decenni, almeno da quando è iniziata, per esempio, sono iniziate le campagne di restauro all'inizio del Novecento. Quindi
abbiamo perso questa, cioè stiamo faticosamente cercando di recuperare in modo digitale le informazioni per poter costituire un nuovo archivio digitale di memoria. Ma questi contenitori possiamo anche e dobbiamo farli vivere, perché se un castello, se un sito non appartiene al territorio, paradossalmente non riesce neanche a rappresentarlo, no? E allora come costruire il contenuto di questi edifici bellissimi, monumentali, sicuramente affascinanti, ma privi di identità oramai, no? Perché passano a castelli, a fortezze, quindi a luoghi difensivi, a carceri, no? Per lunghissimo tempo, e per diventare poi dimora di sfollati, per essere poi restaurati, togliendone anche la stratificazione storica. E allora, quanto è importante l'archivio, un archivio fotografico, per esempio, che possa essere reperito a più livelli, di queste che sono le fasi della vita del sito, quindi di una vita che è anche una vita sociale, anche una vita abitativa. Questo archivio è fondamentale. Ricomporlo è fondamentale, trasmetterlo, perché altrimenti noi assistiamo appunto ad una rappresentazione di sé di questi edifici che ha perso di vista completamente il loro passaggio attraverso la storia. Però dicevo, mi voglio riferire anche al contemporaneo, perché è sul contemporaneo che noi possiamo costruire la memoria del futuro. Allora cominciamo a partire già nella contemporaneità con una possibilità di archiviazione che sia memoria di oggi, possa essere memoria del futuro, e che è basata su che cosa? Su una documentazione capillare, su una documentazione continua di quello che avviene, quindi di mostre, di opere d'arte, interviste con artisti, interviste con critici, tutto quello che è a commento degli eventi che succedono. Perché il rischio, secondo me, è che anche l'arte contemporanea si possa perdere come traccia. La contemporaneità è qualcosa che sfugge, ma qualcosa che sembra quasi non abbia bisogno di sedimentarsi nella memoria. La contemporaneità, se oggi noi non la sedimentiamo nella memoria e non utilizziamo subito gli strumenti che sono necessari alla sua trasmissione nel futuro, per fare correttivi, per poter fare una storia espositiva, una storia di allestimento, eccetera, veramente no, non ne rimane niente. Paradossalmente, io per mia esperienza, avendo lavorato più di 20 anni alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, e quindi essendomi occupata di arte contemporanea, ma anche degli archivi della Galleria Nazionale, cioè non può prescindere uno studio sull'arte contemporanea, laddove magari pensiamo anche solo al Novecento, no? Se non con approfondimenti di documenti, perché quello che ci raccontano i cataloghi delle mostre, quello che ci raccontano i saggi critici, non è molto spesso la realtà, la storia di quell'evento, no? E l'archivio di un museo, l'archivio cartaceo, l'archivio documentale, racconta moltissimo della storia dell'arte come storia sociale, come una storia che vede protagonisti, che vede anche, come dire, apparentemente, non so, penso alla mostra di Picasso che venne fatta nel 1953 a Roma e che è sempre passata, no, nella storia come questa prima grande manifestazione italiana dedicata a un artista di quella levatura, cioè parliamo del 1953, insomma, quindi voglio dire di un'epoca in cui Picasso era al massimo, era il top, era il più grande riconosciuto pittore moderno. E però dietro quella mostra, se si vanno a guardare i commenti d'archivio, c'è una storia di battaglia notevole tra il governo Andreotti e il Partito Comunista, che voleva la mostra a tutti i costi, che aveva però di ragioni i contatti diretti con Picasso. La mostra si sarebbe dovuta fare in un altro luogo, all'Accademia di Francia, quindi diciamo luogo neutrale, no? Però il governo ha intercettato questa cosa perché non voleva
protesta, no? Una mostra di protesta, e l'ha fatta propria e ha, diciamo, cercato in tutti i modi, cioè riuscendo, di metterla nell'alveo di una mostra istituzionale. Quindi questa storia, che è la cosa più interessante, voglio dire, della vicenda, è raccontata da centinaia di carte, di lettere, no? Che io ho avuto modo di leggere. Perché questo è il nostro lavoro, cioè quando noi parliamo anche di digitale, capiamo che anche il lavoro degli storici dell'arte, degli archeologi, non solo quello degli archivisti e dei bibliotecari, ma anche il nostro, è in fase di trasformazione. E assolutamente, come dice Barbuti, lasciamo le giovani generazioni, perché noi siamo assolutamente, cioè usiamo, no? E cerchiamo di comprendere, ma non sappiamo tutto quello che si può fare con il digitale, però possiamo dare delle indicazioni utili, degli obiettivi, fare dei progetti precisi, concreti, che possano mettere insieme tutti i dati che intorno al luogo, intorno al museo, intorno, voglio dire, non solo ai musei del polo, perché in realtà il polo museale, non a caso, come vedete, spesso c'è scritto regionale, che non vuol dire che appartiene alla regione perché è dello Stato, ma è regionale perché vuole fare rete, sistema con tutti gli altri musei, perché bisogna costruire questa, ecco, la questione della rete, del sistema è fondamentale. I musei, io ovviamente parlo di quello di cui mi occupo, i musei non possono essere monadi, devono connettersi. E allora, per esempio, già quando noi ci connettiamo con, non so, il sistema di Castelli del Trentino Alto Adige, già questo vuol dire confrontare due modalità diverse, no? Due storie diverse. Così quando possiamo mettere a confronto le opere d'arte, le opere di archeologia, ecco, che sono per esempio nei musei archeologici nostri, con quelle dei nostri, che provengono dai nostri siti, ma che la storia ha mandato in giro per il mondo, la connessione è importante per capire che cosa è uscito, di quale valore, in quale epoca, ci suggerisce tantissime cose. In più, noi possiamo con il digitale fare musei virtuali, fare mostre virtuali, quindi comporre, no? Mostre trasversali, tra l'altro, no? Che prevedono appunto la connessione di immagini, di opere, ma anche di documenti, eccetera, eccetera. Quindi, così come tutto quello che è il museo, diciamo, del territorio, musei demo-etnoantropologici, la cultura immateriale, tutto è documentato molto spesso, documentabile con video, registrazioni. Io mi ricordo all'università in epoca, quindi molto antica, no? Professor Puntella, che aveva la cattedra di tradizioni popolari, andavamo in giro a registrare le processioni di Daniele Cocci. Quello è un patrimonio incredibile, però ecco, tutto questo patrimonio deve essere, io dico, molto umilmente, no? Senza andare per i grandi sistemi, noi dobbiamo raccoglierci intorno a quello che abbiamo, connettere con quello che è possibile fare i territori, e quindi cercare con le nuove generazioni di costruire il futuro di questa memoria. Penso di aver detto abbastanza, grazie. Grazie. Mentre sentivo le parole della professoressa Margozzi, mi sono venuto su subito, perché lei diceva bisogna avere dei progetti precisi, non solo la raccolta dei dati, i musei devono raccontare se stessi, la propria storia. Io ricordavo, mi è venuto alla mente la vicenda del Castello Svevo di Bari, no? Devo riconoscere al Comune di Bari il merito di aver ritrovato il vincolo di tutela del Castello Svevo che lo Stato aveva voluto. E quando si è trattato di costruire un edificio di fronte al castello, qualcuno si è posto il problema: ma scusate, ma non è vincolato? Cioè, è il Castello Svevo, no? È per legge vincolato, ma il vincolo si era perduto nei trasferimenti, eccetera. Insomma, però
siccome il comune di Bari si era preoccupato di fare una ricognizione di tutti i vincoli paesaggistici e architettonici in vista del nuovo piano urbanistico generale, ce l'aveva. E quindi, diciamo, la duplicazione del documento, la riproduzione del documento, ha permesso di ritrovare l'originale, no? E allora connessione tra passato e contemporaneo che ha evocato poc'anzi la dottoressa Margozzi è mi sembra proprio un compito delle amministrazioni comunali, che hanno una possibilità, soprattutto in Puglia con la legge 14 sulla qualità dell'architettura e del paesaggio, e cioè quello di poter intervenire nella salvaguardia delle qualità del contemporaneo, cioè lì dove al codice dei beni culturali sfugge la tutela perché l'oggetto, il documento non ha più di 70 anni, a parte le eccezioni che si possono fare, ecco che lì invece è il comune che può intervenire con un proprio atto che non ha la stessa forza del vincolo dello Stato, ma diciamo segnala l'esistenza di un valore che conviene tutelare. E quindi l'affido alla consapevolezza, alla tutela, alla vigilanza che hanno le civiche amministrazioni sul contemporaneo è un argomento che io credo di poter sottoporre così alla curiosità dell'assessore alla cultura del Comune di Bari, Silvio Maselli, che ci vorrà naturalmente raccontare anche le iniziative che l'amministrazione su questo tema sta affrontando. Poi, non so se avremo tempo per un altro giro di risposte, forse molto, molto veloci, e vorrei invitare il dottor Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, a venire qui per le conclusioni. Allora, la parola a Silvio Maselli. Sì, grazie Nicola. Io davvero so che avevo i tempi stretti e diciamo, questo convegno pomeridiano mi ha dato moltissimi spunti che mi piacerebbe approfondire, affrontare magari in sessioni anche più ristrette con alcuni di voi, però due o tre cose voglio comunicarvele, non soltanto in relazione a quello che l'amministrazione civica di Bari sta facendo, in quanto l'amministrazione è uno degli strumenti delle istituzioni di questo paese che tengono unita la nostra società, al pari ovviamente del Ministero, della Regione, della stessa Unione Europea a cui Nicola Barbuti ha fatto riferimento. Partirei proprio da Nicola Barbuti, il cui intervento mi ha molto convinto, perché ritengo che ciò che ci diceva la dottoressa Guercio sia decisivo, centrale, per qualunque politica di tutela, di sviluppo e di valorizzazione degli archivi e dunque della conoscenza, della diffusione e della distribuzione democratica della conoscenza nelle nostre società contemporanee e complesse. Noi nasciamo e siamo puro istinto, diventiamo cittadini acquisendo il diritto di cittadinanza non soltanto al compimento della maggiore età, quando acquisiamo il diritto e il dovere di votare, ma molto prima, quando da bambini trasformiamo quelle che sono le nostre emozioni, frutto della trasformazione dell'istinto in un meccanismo di conoscenza più approfondita, trasformiamo le nostre pure emozioni e iniziamo a raccontarle, a saperle dire. Questo meccanismo avviene attraverso due grandi agenzie formative, la famiglia e la scuola. La famiglia ci educa, ci aiuta a rafforzare le nostre capacità cognitive, dà nome a ciò che ancora non sappiamo denominare, ci dota di un lessico, ci prepara al momento in cui nella scuola inizieremo ad avere i primi ostacoli da superare, sia ostacoli di ordine appunto cognitivo e di conoscenza, sia ostacoli di nuovo di natura emotiva. Cosa ci trasforma da esseri di puro istinto a esseri emozionali che
che diventano capaci di esprimere dei sentimenti, cioè di essere dentro la cittadinanza, capaci di coabitare, di convivere e di produrre nella società che abitiamo coesione e quindi condivisione di valori. È chiaro che per condividere dei valori bisogna averli, e dunque il passaggio che ci porta dallo stato emozionale allo stato dei sentimenti è essenzialmente la letteratura, le letterature. Se noi non frequentiamo la scuola, se frequentata la scuola, tornando a casa, non conosciamo una continuità formativa, se non vediamo leggere, non leggeremo. E se non vediamo i nostri genitori, il nostro contesto più prossimo, andare a cinema o andare a teatro, stupirsi o emozionarsi, piangere o commuoversi dinanzi a un fatto culturale, cioè a una narrazione, noi rimarremo esseri aridi, rimarremo cioè esseri di puro istinto, oppure, peggio, esseri emotivi. Non riusciremo a trasformare le nostre emozioni in sentimenti. Io penso che la società che viviamo oggi, la società in cui il più evoluto dei teenager ritiene, sapendo cantare, di avere il diritto di poter diventare una rock star soltanto perché si è candidato alle selezioni di Amici oppure di X Factor, sia mutatis mutandis il drammatico tema che affrontava Nicola Barbisti. Cioè, noi abbiamo una generazione di nativi digitali che sono incapaci di comprendere davvero qual è la natura del digitale, perché il digitale, in particolare il vettore attraverso il quale il digitale arriva a noi, cioè la rete, quando è nata, e come sapete tutti meglio di me, è nata come infrastruttura militare, ha conosciuto immediatamente due aree di possibile sviluppo. Un'area che serviva per veicolare appunto contenuti e obiettivi di ordine strategico militare, e quindi aveva a che fare con la difesa, in particolare degli Stati Uniti, e poi dei nodi che si sono distribuiti velocemente in tutto il mondo, avendo scoperto che il protocollo era facilmente replicabile e adottabile, e l'altro collaborativo. Quando la dottoressa Guercio ci ricordava all'inizio, no, che gli over the top, cioè i grandi aggregatori di dati che vivono grazie ai nostri dati, mettono al lavoro noi esseri umani per loro, e che il modello di business che Amazon, Google, Facebook e YouTube, e quindi Google per citare i tre più importanti, utilizzano è un modello assolutamente generativo, lo user generated content, ma anche drammaticamente dirigistico, verticistico e liberistico, liberista. Diceva una verità drammatica che faceva il paio con quanto ci ricordava il professor Spagnolo prima, ma non di meno dimentico dell'altro lato, che noi, la nostra generazione Nicola, ha intuito per prima, politicamente è stata rasa al suolo in un giorno di luglio del 2001, quando le parole d'ordine del movimento cosiddetto No Global è stato raso al suolo manu militari, e quell'insieme di valori, idee, opinioni, critiche che iniziavano a guardare la globalizzazione come una grandissima opportunità, ma anche una grandissima minaccia, aver raso al suolo quella generazione, aver impedito alle battaglie di quella generazione di trasformarsi in politica, cioè in un fatto politico che cambiava la società, che generava parole nuove d'ordine e analizzava criticamente quel modello di sviluppo, ha abbassato le saracinesche e ha consentito alla diga di far passare tutta l'acqua e il fango che ci ha sepolti nel primo decennio essenzialmente degli anni 2000. Che cosa è successo in quel decennio? È successo che tutto questo fiume enorme di conoscenza si è canalizzato verso le vie del consumo. Oggi non può esistere avere accesso a un'informazione e a un fatto o un dato culturale senza pagarlo, o attraverso lo scambio ineguale di dati, propri dati personali versus un'informazione, oppure direttamente come un accesso che viene selezionato a monte. Se hai appartenenza di ceto, di classe, di censo, puoi entrare, altrimenti rimani fuori. Ora, qual è la risposta che noi possiamo dare oggi? Mi perdonerete se sto facendo un intervento tutto politico, ma credo che da me, diciamo, in questa sede abbia senso più questo tipo di ragionamento.
Io credo che la risposta sia dentro le stesse premesse di quel famoso Timothy che inventò il protocollo di trasmissione e di comunicazione che oggi conosciamo come web, la rete, e cioè la collaborazione. Noi conosciamo la rete, la usiamo per fare i siti, Leo, però tu stesso dici dobbiamo fare reti che sappiano stare dentro le reti, ma chi di voi, per esempio, a livello universitario, utilizza delle piattaforme wiki? Quanti di voi? Alzate la mano. Nessuno. Forse uno. Due. Quante istituzioni lavorano in wiki? Quante? Nicola, quanti? Lascia perdere te. Ma noi, Regione, Comune di Bari, secondo voi comunichiamo in una piattaforma wiki, cioè una piattaforma collaborativa in cui qualunque funzionario, dall'ultimo livello possibile, dall'usciere che raccoglie le informazioni e prende il registro delle presenze, al più alto in grado, il dirigente di un ufficio complesso come quello di un dipartimento regionale, quanti dati noi mettiamo dentro piattaforme collaborative in cui la generazione del contenuto serve ad altri per trasferire ad altri e alle prossime generazioni conoscenze e competenze che nel frattempo abbiamo acquisito? Queste competenze moriranno, si fermeranno con chi fra noi è stato più avanzato nella propria esperienza amministrativa e istituzionale, non verranno trasferite alle nuove e future generazioni. E allora noi nasciamo sconfitti perché di questo modello abbiamo preso soltanto il peggio. Ci siamo presi la parte più appariscente, la presunta libertà e gratuità. Certo. La gratuità della rete ha prodotto il mostro assoluto che distrugge migliaia di posti di lavoro, che si chiama pirateria, perché la prima fase di sviluppo della rete ha immaginato che qualunque contenuto dovesse essere liberamente accessibile e fruibile, anche i contenuti audiovisivi, dietro i quali ci sono migliaia di professionisti, creativi, talenti che, come noi, amano la mattina, all'ora di pranzo e la sera, dotarsi di un pranzo per immettere nel proprio corpo, se sono uomini 2000, se sono donne 1700-1800 calorie. E come tali hanno il diritto a dei pasti e un tetto caldo. Eppure, per chi utilizza un contenuto pirata, cioè chi scarica illegalmente un film, chi scarica illegalmente un libro, chi fotocopia un libro in via SUPPA, come abbiamo fatto tutti noi studenti universitari, altro non fa che togliere il pane dalla bocca e il tetto dalla testa di un creatore, di un inventore, di uno stampatore, così via. Allora, il mito della rete libera si è inverato, appunto, dentro una reificazione drammatica, in una nuova alienazione, in esseri umani trasformati in produttori, ma mentre producono vengono deprivati del plus valore che producono, che viene utilizzato e portato altrove, in mercati protetti dal punto di vista fiscale, bla bla bla. Questo è il modello. Che risposta diamo noi? Allora, per me oggi parlare di archivi significa porsi queste domande. Tutto il resto lo lascio a voi, lo avete detto bene, molto meglio di quanto io possa fare. Quello che mi sembra è che in questa ambivalenza del capitalismo contemporaneo, in cui ci sono insieme tantissime opportunità e tantissime minacce, si tratta di capire la politica e le istituzioni che freno, che argine mettono, quali regole impongono. Ora finisco. Noi, la mia generazione, che è qui anche quella di Aldo e quella di Nicola, è la generazione cresciuta per dentro la cultura del progetto, no? Anzi, meglio, delle best practices. Noi costruiamo buone pratiche, non costruiamo un modello di società, non siamo chiamati a disegnare la società del futuro o quella che viviamo per migliorare le condizioni materiali e morali dei nostri concittadini. Noi lavoriamo per buone pratiche, ogni giorno ci svegliamo, c'è un funzionario e c'è un assessore e c'è un dirigente della pubblica amministrazione che si sveglia, come il vecchio adagio africano, e deve correre per trovare un nuovo progetto da candidare a un nuovo bando per andare a finire su un libro verde dell'Unione Europea dove verrà dichiarato buona pratica. Quella buona pratica verrà utilizzata da altre persone che in un'altra parte del continente si sveglieranno e quella mattina cercheranno di fregarti quell'idea, renderla migliore, perfezionarla. Ma nessuna di quelle idee nasce per essere condivisa con gli altri. Allora io su questo voglio chiudere, lanciarvi, come dire, noi abbiamo delle grandi opportunità oggi in Puglia, delle grandissime opportunità, perché se è vero che non abbiamo una piattaforma, l'amministrazione, in particolare nel campo culturale, guidata da Aldo Patruno, d'intesa e nel dialogo con le amministrazioni comunali, proseguendo un lavoro di lunga lena, di lunga visione, che è stato avviato circa più di un decennio fa, ha messo a disposizione dei tools, degli strumenti, con i quali costruire politiche attive di inclusione socioculturale
in particolare sul settore della lettura, cioè della lettura delle letterature e della conoscenza. In particolare parlo delle public library, cioè dei luoghi pubblici in cui la fruizione degli archivi e dei contenuti librari possa essere resa disponibile ai nostri concittadini. Il progetto di public library però funziona soltanto se finanziato dalla Regione Puglia a valere su FSC, su FES, su fondi comunitari, funziona soltanto se noi comuni saremo in grado, d'intesa e in collaborazione con l'università, i centri di ricerca pubblici e privati, di metterci dentro un contenuto oltre a attrezzare dei contenitori. Il comune di Bari, ad esempio, che è un comune nel quale oggi non esistono biblioteche pubbliche, ce n'è soltanto una fruibile in via Sparano, che passa da qui, ed è privata, la Righetti. Altre biblioteche pubbliche non mi risultano esistano di proprietà comunale. Ovviamente esiste la biblioteca nazionale, ovviamente esiste la biblioteca universitaria, ovviamente esiste la biblioteca provinciale. Sto parlando da assessore comunale, ma certo, varie città chiaramente, certo. Va dato a Cesare quel che di Cesare, il ministero svolge un lavoro importantissimo, ma non è una biblioteca comunale, non è una biblioteca distribuita sul territorio, perché se deve valere la logica che vorrei proporvi, cioè una logica di distribuzione delle conoscenze piatta, orizzontale, non verticale, cioè in una città di 330.000 abitanti è evidente che occorre che vi sia una biblioteca almeno in ogni municipio, mentre oggi ne abbiamo zero in tutti i municipi. Abbiamo cambiato e ottenuto un finanziamento per realizzare 11 biblioteche nella nostra città. La più importante dal mio punto di vista, dentro dove? Il luogo dove abbiamo l'archivio, la storia della città, anche urbanistica, che è il Museo Civico, che Nicola conosce perfettamente e frequenta abitualmente. Qual è l'idea che ci guida? Quella che non esiste un trasferimento di conoscenza e non esiste quell'idea di poter passare dall'istinto al sentimento per tramite della letteratura e della conoscenza, cioè del luogo nel quale e degli strumenti attraverso i quali nuove generazioni si creano un'idea del mondo, posto che non c'è più un grande racconto che la politica riesce a fare che consenta di trasferire alle nuove generazioni l'idea di mondo intorno alla quale vale la pena mobilitare energie, passioni, impegno e dunque impegnarsi direttamente, quella chiamata all'azione che è la parte stessa costitutiva della politica, cioè dell'occuparsi della polis. Beh, credo che questo nostro lavoro umile, difficile e a tratti anche, credetemi, umiliante per chi è animato da voglia di fare, perché i vincoli sono infiniti, credo che sia la nostra visione, il nostro contributo per trasferire alle nuove generazioni il sogno di una cosa, come lo chiamava Pierpaolo Pasolini, cioè l'idea che esista un mondo migliore lì dietro l'angolo che bisogna andare a conquistare, perché nessuno ce lo dà per sempre. Grazie. Scusate, un altro approccio, sarò velocissimo, il dovere morale di ringraziare l'assessore Maselli per avermi associato alla fascia generazionale sua. Voglio ringraziare tutti. Grazie, signore. Allora, affidiamo ad Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, la conclusione di questa tavola rotonda della giornata di oggi, non prima di darvi appuntamento per la seconda giornata, domani si svolgerà a Conversano, al monastero di San Benedetto, a partire dalle ore 10, con l'incontro con gli alunni dei licei e degli studenti universitari. La parola alla dottoressa. Grazie, buonasera. Mi astengo dal trarre conclusioni perché evidentemente questo è un argomento che non prevede conclusioni, ma anche perché sono arrivato anche tardi, quindi sarei presuntuoso a voler trarre conclusioni. Certo, mi sento innanzitutto di ringraziare la Fondazione Di Bagno, che con questo progetto, che mi consentirete, è un nome straordinario, bellissimo. I granai della memoria non poteva essere nome più azzeccato per un progetto importante, triennale, che è la Fondazione Di Bagno, che è una fondazione regionale partecipata alla Regione Puglia, ha sviluppato in questa iniziativa di programmazione triennale che noi abbiamo richiesto come impegno a tutto il sistema della cultura regionale e innanzitutto ovviamente a partire dalle fondazioni partecipate alla Regione.
progetto importante che appunto affronta in tutte le sue diverse declinazioni il tema della memoria. Ma come lo abbiamo chiesto e concordato in questa operazione, alla quale mi permetterete anche qui di sottolineare, la Regione in questa operazione non si è limitata ad erogare finanziamenti, risorse finanziarie, ha scelto di essere partner di progetti. Ha ragione Silvio, noi ragioniamo e lavoriamo per progetti. Abbiamo chiesto di essere partner di iniziative, chiedendo di condividere con l'azione che le fondazioni, gli operatori sono in grado di mettere in campo alcune strategie importanti che la Regione intende perseguire attraverso le sue braccia, attraverso i suoi operatori. Il primo di questi obiettivi, che ripeto trovo straordinariamente declinato nella definizione del progetto in Canale della Memoria, sta proprio nel concetto che noi abbiamo riassunto in un proverbio arabo che dice: beato colui che è in grado di dare ai propri figli radici e ali. Ora, la memoria è evidentemente un partire dalle radici. Il partire dalle radici impone fondamentalmente una istanza di conoscenza. Noi troppo spesso conosciamo troppo poco, troppo poco a fondo, i temi dei quali ci occupiamo, a partire appunto dalle nostre radici, da dove veniamo, dalla nostra storia. Non solo, ma la declinazione della memoria spesso è, come dire, la memoria del tempo che è stato, del glorioso tempo che è stato, quasi nostalgicamente guardando quel grande passato che abbiamo abbandonato e esercitandoci nella tipica lamentazione meridionale, meridionalismo piagnone. Ecco, tutto questo nella visione che sta dentro un progetto come Granelli della Memoria viene rotto e prova ad intercettare una strategia, che è quella appunto di partire di lì, di partire da questi fondamentali che sono il perimetro che definisce una identità tipicamente meridionale, tipicamente pugliese, e declinata e declinabile in maniera totalmente diversa da quella che oggi noi incontriamo e con la quale ci scontriamo. L'identità oggi è alterità, è l'altro da sé, la nostra declinazione di identità che affonda profondamente nella nostra storia e nella nostra memoria sta nel concetto di, se posso dire così, contaminazione, sta nel concetto di, uso un termine diciamo molto evocativo dal mio punto di vista, di meticciato, della costruzione di ponti, non dell'innalzamento dei muri. Quando soltanto qualche mese fa, nel mese della memoria, con i colleghi dell'Insight abbiamo presentato questa ricerca importantissima sull'accoglienza della città di Bari e della Puglia verso i profughi del 1943, subito dopo l'armistizio, quando i baresi e i pugliesi misero a disposizione le proprie case per accogliere chi fuggiva dai campi di sterminio, ma non solo, dai campi di prigionia. Ecco, la Puglia ha anticipato un processo che poi sarebbe diventato storia nel nostro paese e in Europa. E quel tratto caratterizzante dell'accoglienza è un tratto che oggi investe di sé il nostro territorio, pensate soltanto alle grandi traversate albanesi, viaggi della speranza del 92, e che si ripropone oggi di fronte al tema drammatico dell'immigrazione. Ecco, se noi non partissimo da queste radici e da questa memoria e non la studiassimo e non la approfondissimo, noi non potremmo interpretare il presente, programmare il presente, progettare il presente, agire nel presente con un occhio al futuro. Perché tutta questa strategia regionale è una strategia che guarda al medio-lungo periodo. Allora il tema degli archivi, della valorizzazione degli archivi come contenitore dentro il quale, come diceva Silvio Maselli correttamente, sono contenuti scusate il gioco di parole, di qualità che appartengono alla nostra identità, la descrivono e ne costituiscono il fondamento. Se noi non partissimo di lì, e ovviamente questo partire di lì è
una proiezione, se volete, intellettuale, ma diventa e si declina poi in azione concreta, pratica. E la ragione per la quale tra le azioni consentite dal FESR, la prima dalla quale siamo partiti, come diceva Silvio, sono le biblioteche di comunità. Ma partendo da una considerazione che è legata al tema dello scarso livello di conoscenza, la cui prova del 9 è rappresentata dagli scarsi livelli di lettura in questa regione. Una regione paradossalmente sugli scudi in Italia e nel mondo, proprio in quanto regione culla di cultura e di turismo, in cui però i livelli di lettura, di consapevolezza culturale, media e agli ultimi o ai penultimi posti per rilevazioni statistiche. E se questo poi lo collochiamo in un'Europa in cui l'Italia è ultima, penultima per livelli di lettura, è chiaro, fate un gioco di moltiplicazione, siamo gli ultimi degli ultimi. Ecco, tutto questo è inaccettabile. Tutto questo fa scopa con una serie di dati che abbiamo acquisito in relazione a specifici eventi. Faccio un esempio banalissimo. Quando è andato distrutto, forse Margozzi lo sapeva, non c'era ancora, ma in me è un evento che ha colpito questa comunità nei suoi fondamenti, alla sua memoria, quando è andato distrutto il sito archeologico di Faragola ad Ascoli Satriano, che l'80% dei pugliesi, a partire dal sottoscritto, non conosceva, ed è considerato dal punto di vista archeologico, l'archeologia è uno dei fondamenti essenziali della storia, della memoria, dell'identità di questa terra, di questo territorio, l'80% dei pugliesi non ne conosceva l'esistenza di uno dei siti più importanti e più rilevanti nel mondo, per la sua unicità, per la sua specificità, per la sua caratterizzazione. Tutto questo ci segnala che questo tema della memoria, della conoscenza e, come dire, di una declinazione scientifica di questa conoscenza, gli archivi e le biblioteche rappresentano il patrimonio dal quale partire per poter consolidare la conoscenza, è un dato sul quale occorre lavorare fortissimamente. E lì il ragionamento che abbiamo fatto è molto semplice. Non è il dato dell'acquisto dei libri, che pure è rilevantissimo perché interviene sull'editoria, sulle librerie, indipendenti e non, a segnalare il livello di lettura di un territorio, ma è la biblioteca, laddove noi abbiamo la certezza che chi frequenta quella biblioteca la frequenta per leggere un libro. E tuttavia anche lì i dati di frequentazione delle biblioteche, di diffusione sul territorio delle biblioteche, soprattutto nei luoghi minori, nelle aree interne, nell'entroterra, dove i presidi culturali sono minori, i dati erano scoraggianti. E allora, abbinando il dato per cui a livello di rapporto numero di biblioteche abitanti, noi siamo anche qui agli ultimi posti in Italia rispetto al Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, e abbinandolo alla considerazione che i paesi più avanzati del mondo sono quelli in cui non casualmente si legge di più, la sintesi di questi elementi, l'analisi di questi elementi, consapevoli di questi dati, non frenano la loro freddezza, ci ha portato a dire: investiamo innanzitutto sulle biblioteche, non sul restauro della biblioteca, che, come dire, non è compito nostro, ci sono organi ben più competenti e ben più adeguati della regione, al di là degli aspetti finanziari, a presidiare la tutela dei tetti, degli immobili, biblioteche prestigiosi che crolla. Il tema è il concetto della public library, della community library, di un luogo di comunità all'interno del quale recuperare il senso della comunità, che si recupera intorno alla memoria e al senso tutt'affatto specifico di identità, così come noi pensiamo di declinarlo e di interpretarlo. Ora, la memoria, dicevo, però non è semplicemente memoria del tempo che è stato, non è crogiolarsi nel passato e non è neanche semplicemente relazionare questa memoria con il presente e declinarla in termini di innovazione. Ora, anche qui mi permetterete un ragionamento un po' più articolato. Il senso dell'innovazione sul quale stiamo tentando di applicarci non è semplicemente quello dell'innovazione di prodotto, non è il digitale tout court, rispetto al quale, come dire, è possibile individuare e declinare tutte le possibili scelte, gli strumenti, le soluzioni, le più svariate e le più confacenti alle esigenze
di ciascuna amministrazione, di ciascuna istituzione, così. Non è semplicemente questo il problema. Il problema sta nella innovazione di processo. L'innovazione di processo è innanzitutto un'innovazione di testa, cioè di approccio mentale ai temi, e quindi si incrocia profondamente col tema della formazione, ma è anche uno strumento di innovazione dal punto di vista della gestione dei processi, dei contenitori e dei rispettivi contenuti. Allora, quando noi parliamo di memoria e digitale, di archivi e digitale, non è semplicemente il problema della digitalizzazione. So che ne avete parlato prima rispetto alla digital library, è evidente, è chiaro che la digital library è uno strumento insufficiente e inadeguato. Così come insufficiente e inadeguato, un altro straordinario strumento che abbiamo sviluppato insieme al Ministero dei Beni Culturali, penso alla Carta dei Beni, unica regione a disporre in maniera strutturata, che fino ad oggi però è rimasto uno strumento a mero uso interno degli amministrativi, senza alcuna possibilità di essere declinato in termini open data, di essere a servizio dei comuni, di essere a servizio dei cittadini, degli operatori della cultura, delle biblioteche e così via. Cioè, senza alcuna interoperabilità, come si dice tecnicamente, tra i diversi sistemi con i quali operiamo. Poi naturalmente Silvio chiaramente mi fa sorridere, perché soltanto stamattina stavo assistendo alla, come dire, serrata dei miei collaboratori in dipartimento, perché si sono rotti le scatole, giustamente, di dover tutti i giorni andare da via Gobetti, dove si trova il mio dipartimento, in via Gentile, dove si trova la ragioneria regionale, perché tutti i giorni le carte vanno portate alla ragioneria fisicamente per la bollinatura. Tutti i santi giorni, centinaia e centinaia di carte, almeno 4 copie. Hai voglia a parlare di digitalizzazione, di amministrazione digitale? Questi sono rotti le scatole per fare avanti e indietro, spesse volte con le proprie automobili, per corrispondere a questo servizio. E per chi non conosce Bari, via Gentile non è proprio dietro l'angolo rispetto a via Gobetti, significa sottrarre tempo al lavoro ordinario. Ora, cosa voglio dire con questo? Noi siamo indietro, certamente, dal punto di vista, innanzitutto, io ho preso un impegno con Nicola Barbuti soltanto 10 giorni fa, impegno che intendo assolvere fino in fondo, rispetto a DigiCult Heritage. Noi dobbiamo ripartire da quell'accordo tra amministrazioni diverse, reincontrarci, fare il punto sullo stato di avanzamento, perché so che si è molto lavorato e la regione certamente è stata un po' assente, anche perché, come sapete, anzi forse non lo sapete, noi da anni in regione stiamo discutendo di un tema estremamente pomposo nella sua denominazione, gli ecosistemi digitali del turismo e della cultura, ma si tratta di un progetto che, pur ormai declinato perfettamente nei suoi contenuti progettuali, nella sua perfetta declinazione di best practice, sulla carta funziona alla grande. Sulla carta funziona perfettamente. In realtà l'incrocio tra Innova Puglia, il nuovo codice degli appalti, le risorse di innovazione nel FES, azione 2.1 e così via dicendo, hanno incastrato questo meccanismo in un sistema per il quale sono 5 anni che discutiamo di ecosistemi digitali della cultura, e ancora il Dipartimento della Cultura, mentre il turismo attraverso Puglia Promozione, una sua piattaforma Viaggiare in Puglia con Puglia Events eccetera, ce l'ha, la piattaforma della cultura non esiste, non c'è. Figuriamoci se possiamo parlare di interoperabilità. Allora è chiaro che di fronte a questo uno può lasciarsi cadere le braccia, abbandonarsi alla disperazione e aspettare che vengano tempi migliori. Naturalmente non è questo il nostro compito. Quando dico innovazione di processo, dico semplicemente che se noi ci limitiamo ad analizzare quel progetto in relazione allo strumento digitale che dovrebbe risolverlo, che come dire sta sulla carta, non ci vuole uno scienziato per immaginarselo, in realtà il problema sta esattamente nella costruzione delle reti, di quella drammatica rete che descriveva perfettamente Silvio. Una rete che innanzitutto, anche qui, non una rete informatica oggettiva, è una rete soggettiva. Il fatto che a questo tavolo siano presenti soggetti molto diversi tra loro, che poi, perché la rete funzioni, devono innanzitutto sedersi allo stesso tavolo e rendersi interoperabili prima ancora che attraverso lo strumento informatico, attraverso le nostre teste e il nostro approccio alla progettazione, all'amministrazione e alla gestione delle istituzioni. E beh, questo non è un passaggio semplicissimo. Devo dire che stiamo facendo enormi passi avanti da questo punto di vista.
Il tema delle biblioteche anche qui è significativo. Le biblioteche nascono da un'istanza che viene dal territorio, che viene dai comuni, dalle scuole, dalle università, che Regione recepisce, che si traduce in una progettualità straordinariamente ricca che ci porta a passare da 20 milioni di investimento iniziale a 120 milioni, si sposa col Ministero dei Beni Culturali che sta valutando specificamente sia i singoli progetti di biblioteca, sia come dire, gli interventi infrastrutturali sui mobili di pregio storico-artistico. Un processo complesso, articolato, perché stiamo parlando di numeri importanti, significativi, le risorse sono scarse, quelle umane, non quelle finanziarie, però questo è già un processo in corso. Processo di cui Nicola Barbuti a livello universitario si sta occupando egregiamente a livello nazionale e internazionale, trova come dire, una regione un po' in ritardo perché ovviamente la regione deve fare i conti con queste problematiche interne e con il Nuova Puglia che è la nostra partecipata che ha cambiato natura perché il codice degli appalti nuovo ne ha trasformato le funzioni, quindi non opera più direttamente ma opera in quanto centrale di committenza, questioni complicatissime che però chiaramente vanno ad incidere sulla funzionalità dei sistemi. Se non abbiamo chiaro però qual è l'obiettivo al quale vogliamo arrivare, sarà estremamente difficile mettere in campo le azioni perché quell'obiettivo sia realizzato, perseguito e raggiunto. L'ho fatta troppo lunga, ma voglio dire che la pianificazione strategica è la parola magica, ma è lo strumento magico attraverso il quale mettere a sistema tutto questo. È il grande sforzo sul quale siamo impegnati 48 ore al giorno. So che non è soltanto una proiezione regionale, una proiezione ministeriale, una proiezione comunale, niente affatto facile, niente affatto facile. Quando però questa si realizza, i risultati vengono. Le fondazioni partecipate regionali, ho citato i Granai della Memoria perché stiamo parlando di un progetto che nasce nell'alveo di questo splendido programma triennale. Ieri, avantieri, hanno lanciato tutte insieme un bando per individuare un logo comune del sistema delle del sistema cultura delle partecipate regionali. Una sciocchezza, se volete, ma nella società della comunicazione un dato forte, un messaggio forte. La Taranta, la Fondazione di Bagno, la Fondazione Grassi per la Lirica, il Petruzzelli, la Fondazione Carnevale di Putignano, cioè la copertura di tutti i diversi ambiti del sistema culturale pugliese e quindi di quelle componenti di identità politica, artistica, artigianale, musicale, popolare, colta e così via dicendo, messa a sistema, è un dato fortissimo, non era mai accaduto prima. E questo poi si declina in progetti specifici che hanno tutti lo stesso imprinting e viaggiano tutti nella stessa direzione. Questo ci aiuta nella logica dell'interoperabilità, perché è più facile per loro interloquire con gli attori oggi seduti a questo tavolo che trovano un linguaggio comune del presidente Mastroeo, che non smetterò mai di ringraziare, di Filippo Giannuzzi e degli altri rappresentanti di questa fondazione che ormai con la regione, con il teatro pubblico, con la Puglia Film Commission, con la promozione, dialogano quotidianamente anche attraverso le chat WhatsApp che aiutano da questo punto di vista. Ecco, questo è il quadro che ci tenevo a sottolineare. Si tratta di un quadro nel quale il problema finanziario non esiste. Il problema delle risorse finanziarie non esiste in alcun modo, anzi le risorse sono troppe in questo senso, è il grande problema del Mezzogiorno. Oggi il tema è non spendere risorse tanto per spenderle, ma spenderle in qualità, avendo chiaro qual è l'obiettivo, anche a costo di ridurre gli obiettivi, di selezionare le priorità e certamente il tema della digitalizzazione declinata in termini di prodotto e di processo è in assoluto una delle priorità fondamentali. In questo senso sia Digital Library, sia Carta dei Beni, sia Polo Bibliomuseale regionale, perché le biblioteche di comunità si inquadrano in un'operazione assai più complessa che ha visto la regione subentrare alle province nei poli museali e bibliotecari provinciali, e che a loro volta diventeranno i poli intorno ai quali aggregare i sistemi delle biblioteche comunali che a questo punto copriranno l'intero territorio regionale. Ecco, questa triade, questo sistema è uno degli elementi prioritari su cui la Regione Puglia sarà impegnata finanziariamente, progettualmente, programmaticamente nei prossimi anni. Grazie. Concludere qui l'appuntamento, come dicevo, è per domani.